avevo la vostra età, perché nonostante tutto ci sono passato anch'io. Alcune persone mi dissero: quando credi profondamente in tre basi fondamentali, tre principi fondamentali, che sono alla base di ognuno di noi, come alla base anche vostra, nonostante la vostra giovane età, ovvero tre principi che si chiamano giustizia, diritti e libertà. Vai avanti per la tua strada, arriverai anche probabilmente a rimetterci di tuo, però prima o poi una soddisfazione grossa, una soddisfazione potente la troverai, perciò vai avanti se veramente sei convinto di quello che fai e di quello che pensi. Questa è stata la battaglia che insieme a tanti altri, come anche tanti altri vostri concittadini, abbiamo portato avanti. Una battaglia che dopo circa 18 anni nelle peggiori carceri statunitensi ha permesso appunto a Silvia Marandini di tornare in Italia da donna libera. Però nella battaglia a suo favore abbiamo rilevato che in questa causa appunto a favore dei diritti umani abbiamo rilevato che i diritti umani non sono una prerogativa solo ed esclusivamente di altri paesi. Purtroppo anche nel nostro paese c'è una rilevanza molto grave di quella che è la violazione dei diritti umani, soprattutto in un paese che si vanta e dice di essere civile. Ma a tutti voi che siete molto giovani, domando: come può considerarsi civile un paese nel quale ci sono 7 milioni di donne che subiscono ogni sorta di violenza? Oppure ci sono 2 milioni e mezzo di persone che vivono sotto la soglia di povertà? O ancora peggio, circa 500.000 di bambini che lavorano sotto l'età di legge consentita. Questo non è un paese civile, questo è un paese del terzo mondo.